nel nome di Francesco, in mostra il quadro Miracolo di San Francesco ad Agropoli, cosiddetto il quadro delle mele. In programma il 21 agosto alle ore 20 presso il Castello di Agropoli l'inaugurazione della mostra organizzata dall'Associazione Spirito Francescano di Agropoli e patrocinata dal Comune. Il quadro proviene dal convento dei frati Cappuccini di Belvedere Marittimo. È stato attribuito ad Angelo Galtieri di Mormanno e datato al 1725. Fu denominato dal padre superiore, guardiano del convento, che pubblicò in suo testo nel 1986 il miracolo di San Francesco ad Agropoli, ma rientra, diciamo, nella geografia classica di San Francesco quale miracolo delle mele, la biografia appunto di San Francesco. E infatti si vede chiaramente il fanciullo che viene risuscitato e quindi alza le braccia, vivo, verso coloro che hanno appunto invitato San Francesco ad un pranzo. Sicuramente Francesco in questo caso è accompagnato da, chiaramente da un altro frate, molto probabilmente Bernardo da Quinta Valle, che fu uno dei primi seguaci di San Francesco, anche lui di Assisi. Germano Rizzo, presidente dell'Associazione Spirito Francescano di Agropoli, in una manifestazione che si svolgerà il 21 di agosto e poi la mostra proseguirà per quanto tempo? La mostra sarà chiusa il 30 settembre. Voglio ricordare che questa iniziativa va inserita nel contesto delle celebrazioni degli 800 anni dalla presenza di San Francesco ad Agropoli e dall'incontro con San Daniele Fasanella. Il comitato, come già è stato comunicato, è composto dalla Chiesa Madre di San Pietro e Paolo, nella persona di Don Carlo Pisani, dall'Associazione Spirito Francescano, dal Comune di Agropoli con la rappresentanza del delegato alla cultura Franco Crispino e dal padre guardiano del convento di Lustra, padre Antonello. Se siamo qui per questa iniziativa, lo dobbiamo a una felice intuizione del sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, che all'incirca 12 mesi fa con Crispino ci chiese, Crispino, in nome del sindaco, perché non potevamo portare ad Agropoli questo quadro. Diamo merito al sindaco per questo lavoro. Dopodiché, dopo quel periodo, attivammo la richiesta al ministro provinciale dei Francescani Cappuccini di Belvedere Marittimo e loro autorizzarono, previa autorizzazione ulteriore della Sovrintendenza Archeologica e Belle Arti e Paesaggio delle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone, il cui dirigente, dottor Mario Pagano, ha autorizzato il permesso di portare questo quadro, che ricordiamo, questo quadro è stato anche assicurato dal Comune di Agropoli per un valore di circa 50.000 euro. Altrimenti non sarebbe stato possibile fare né il trasloco né la mostra. Qui dobbiamo garantire questo iter. Ultima cosa, noi come associazione siamo molto soddisfatti del percorso che dal 2013 stiamo compiendo per affermare ad Agropoli la presenza di San Francesco ad Agropoli. Oltretutto questo quadro nei documenti che ci sono stati inviati dal ministro provinciale Cappuccini della Calabria, padre Pietro Amendola, testimonia, è una dicitura che loro ci hanno trasmesso, inequivocabilmente la presenza di San Francesco d'Agropoli. Quindi ulteriormente questa iniziativa e questo quadro rafforza il progetto che noi portiamo avanti dal 2013.